Continua la campagna di informazione da parte della Regione per illustrare agli imprenditori e ai cittadini la strategia messa in campo dalla Giunta Scopelliti a sostegno delle aziende calabresi. Ieri sera, infatti, presso la Biblioteca Comunale di Scalea, presente ad illustrare il piano di sostegno e gli strumenti messi a disposizione degli imprenditori, l'assessore regionale alle attività produttive Antonio Caridi. È importante sottolineare che queste cinque azioni di rilancio sono state concertate col mondo dell'economia calabrese, quindi con le associazioni di categoria. Quindi abbiamo chiesto loro quali sono le difficoltà che oggi hanno nel tessuto economico calabrese e nazionale, quindi ci siamo adeguati alle necessità degli imprenditori e quindi abbiamo elaborato queste cinque azioni. È importante dire che le abbiamo presentate il 20 settembre insieme al Presidente Scopelliti, in 5 mesi sono diventati atti concreti e bandi già pubblicati con prepubblicazione. Quindi una preinformazione sul bando che è importante, un bando più innovativo, compreso all'interno innovazione tecnologica, formazione personale, non più delibera bancaria iniziale, quindi per agevolarli anche nel rapporto con le banche che hanno le imprese calabresi. Quindi innovazione anche il metodo di comunicazione, oggi nei comuni, quindi insieme all'amministrazione comunale vogliamo comunicare l'innovazione dell'interregione e quindi un pacchetto completo che sicuramente stravolgerà il tessuto economico calabrese. L'assessore alle attività produttive del Comune di Scalea, organizzatore del convegno Francesco Galiano, ribadisce la volontà da parte della Giunta Basile di ricreare le condizioni per riavviare le attività nella zona industriale del comune, area trascurata negli ultimi anni. Per tale motivo, in sinergia con la Regione, farà da guida e sostegno agli imprenditori che decidono di accedere alle agevolazioni. E noi abbiamo una zona industriale, ci stiamo lavorando con l'amministrazione Basile, la nostra giunta, tutta quanta l'amministrazione, per riuscire, per garantire agli imprenditori che già hanno comprato e chi ha investito, di dare tranquillità e di proseguire nel lavoro. E quindi di riuscire ad avere una zona industriale in un certo modo, perché fino adesso è stata poco poco abbandonata, ma noi ci stiamo lavorando bene. Ho chiesto anche all'assessore Caridi di darmi una mano, molto disponibile, devo dire la verità, mi ha messo a disposizione la sua segreteria e cercheremo di aiutare a tutte quelle che sono in difficoltà.